Ciao ragazzi, ben ritrovati, Melix Game sui Ghostbusters. Ciao, amico. Dunque, nostra missione di oggi... Sì, ecco, come sempre, vai avanti tu, dice. La nostra missione di oggi, che sarà mai... È un'imboscata! Friggeteli! Aspetta un attimo, non credo che siano pericolosi. Probabilmente sono semplici infestazioni residue. Penso che Ray abbia ragione. Aspetta un attimo, aspetta, facciamo una cosa. Solo è che psicocinetici, fantasmi di fantasmi, del tutto. Fantastico, speravo di incontrare un fantasma amichevole un giorno o l'altro, ma mi accontenterò di un giorno. Rileva un elevato picco di valenza ai piani superiori. Ai piani Elisa superiori? È stata attirata al 12° piano, cominciamo da lì. Dobbiamo andare al 12° piano. E prenderemo l'ascensore, mi auguro. Qua ci sono vari spettri. Spettrali. L'ascensore. Ragazzi? Niente. Avranno staccato la corrente quando hanno chiuso. Che culo, dobbiamo farceli a piedi. Prendiamo le scale? Beh, potremmo salire a piedi, ma l'ultima volta un animatore di terzo livello ci ha fatto sparire le scale da sotto i piedi. Ah, è vero, l'altra volta tu non c'eri, Winston. Niente scale, niente ascensori. Hai sentito niente? Sì. Da questa parte, presto! Dove? No, dobbiamo farci 12 piani a piedi. Spostati! Abbiamo a che fare con un appostato fisso di quinto livello. Siate prudenti. Sì. È andato nella tromba delle scale. È in trappola! Aiuto! Gli appostati fissi di quinto livello fanno così per attirare le prede. Porcaccia miseria. Il direttore, indaga che ci fa sul lei? Nuovo fantasmi! Mostri! Ovunque! Abbiamo sentito una voce. Perché mi stai sul coglione che stai. Lei è solo. Ho appena detto che ci sono fantasmi e mostri ovunque. L'avrei detto fossi stato solo? Eh no. Direi intendeva di no. Persone. Allora sì. Credo di sì. Ah! Oh, porca. Beh, questo spiega tutto. Non abbia paura, signore. Queste sono solo ombre, echi di fantasmi. Non possono farle male. Venga con noi, la porteremo al sicuro. Siamo abituati e saliamo. Saliamo, ma non ci fidiamo molto. Ecco appunto, dicevo. Dov'è? Questa cosa. Visualizza manufatti. È un libro. Nel frattempo che siamo qui, vediamo di comprare qualcosetta. Lancia melma. Laccio melma. Questo l'abbiamo già acquistato. Cosa ci manca? Questo l'abbiamo già acquistato. Abbiamo tutto praticamente. Questo ci manca, vabbè, acquistiamo questo, così, tanto per spendere 2 lire, va bene. Qui non si entra, ragazzi. Bene. Mi fa piacere sta cosa. Non si può sparare, se si spacca la catena. Vero? Come siamo cattivi e ci piace sparare. E dai, per sta stronzata non possiamo passare, manco saltando. Già rovinato tutto. Qui? No, siamo al buio, dobbiamo farci 15 chilometri piani. Dove sono finiti gli altri, ragazzi? Cos'è questo affare? Il muletto, questo lo conosco bene, ragazzi, questo affare.
è che l'abbiamo usato. Ma scusate. Così. Spariamo a cazzo di cane. Dove sono andati? No. Ma se siete ancora lì? Io ero andata su. Niente, ho fatto un giro a vuoto. A monte. Wow. Che è questa gentil donzella? Wow. Una vampira. Mio Dio. Qualcuno che conosci? Io non so. I più anziani del personale conoscono la strega dei ragni, una vedova di professione che negli anni 20 commise atrocità inimmaginabili in una stanza al 12° piano. Cosa ci fa ancora qui? Perché non è evacuato? Sono tornato ieri sera per dei libri paga, ma l'hotel non mi lascia più uscire. Le porte si chiudono e i telefoni non vanno. Vuol dire che ora anche noi siamo intrappolati qui. Speriamo che Peter si accorga della nostra assenza, altrimenti addio weekend. Non è detto. Il 12° piano è il cuore di questo nodo. Se riusciamo a riattivare la corrente, potremmo usare gli ascensori. Ammesso che non ci divorino. Già, ammesso che non ci divorino. Dove sono gli interruttori generali? Non abbiamo molto tempo. No, interruttori nel mio ufficio. Ma dopo l'incendio per un cortocircuito al 3° piano, il comune ci ha tolto la corrente e non torna. Questa non ci voleva. Dobbiamo rimettere in funzione gli ascensori. C'è un generatore d'emergenza nel locale di servizio della cucina. Era per i blackout. Perfetto, qui? Facciamo un tentativo. Alla cucina. Ok, alla cucina. Dove sta la cucina? Ci accompagno in cucina. Attenti. Cazzo di Buddha. Oh. Hai fatto paura. Ma puttana! Quante ce n'è? Canzone completa. Intero shot. Ti è quasi staccato la testa. Io vado in cucina. Occhio alle spalle! Devi muovere. Ah. Te che fai lì? La cacca? Alzati! Continua così! Ce la potete fare senza di me, voi ragazzi? Posso andare in cucina? Maledetta allora, come tirano i sassi! Ma vaffanculo! Stanno arrivando! Ma crepi! Ah, come brucia! Oh. Coperto di melma! L'hai messo alle corde! Alcuni di essi si ritrovano in questo piano dell'esistenza contro la loro volontà e non ne sono contenti. Bene, adesso troviamo quel generatore d'emergenza. Che è? La cucina è da questa parte? Sì, in fondo al corridoio. Buon uomo, quell'uomo? Si alzi. Non gliela faccio la respirazione bocca a bocca, non si preoccupi. Questa è la cucina. C'è nessuno? D'accordo ragazzi, separatevi. Il locale di servizio dovrebbe essere qui. No, non separiamoci, che lo dicono sempre nei film horror e succede sempre qualcosa. L'ho detto e lo ripeto. Di brutto. Ho la sensazione che non siamo soli. No ragazzi, non separiamoci, vi prego. Qui c'è qualcosa. Rilevo qualcosa. Perché c'è qualcuno chiuso nel frigo? Fa una scansione e vediamo. Sto facendola, non rompere. Vediamo i manufatti. Gli oggetti casalinghi.
Bene, tutto tranquillo pare. Era tranquillo finché siamo arrivati noi. Sposta, che devo passare. Incazzo. Ma arrabbio. Fammi passare. Noi che stiamo cercando il generatore, vero ragazzi? Sì. Il generatore. Qui c'è un... canzone. C'è nulla. Amici del cuore, dove siete voi? Amici miei del cuore, perché state qui impalati? Così. Perché vorrei rompere questo tostapane. Manco se rompe. Che facciamo ragazzi qui? Troviamo un'altra strada per uscire. Bene. Troviamola. C'è un aspirapolvere. Qui c'è roba che vola. Ops. Questo posto è distrutto. L'avete ridotto così tu e Venkman cercando Slimer? No, è molto peggio di come l'avevano lasciato. Deve essere stato qualcosa di grosso. Quando dici grosso, intendi grosso grosso? Molto grosso. Come minimo. Forse anche più grosso. Allora, molto grosso. Moltissimo. Il direttore grosso ha detto che la stanza del generatore è qui da queste parti. Cercate la porta. Smelmazziamo. Sì, arrivo. Cercate il cartello. Il cartello? Quale cartello? Questo? Vabbè. Farò finta di non aver visto il cartello. Da qui siamo arrivati, ragazzi. E non si esce. Questo è il fatto. Però aspetta un attimo. Questa parete è tutta bianca bianchetta. Sta bene così. Non trovate anche voi? Vabbè. Dobbiamo cercare questa benedetta porta. Ho capito. Ma sta cosa bianca. Cartello
generatore. Quindi è qui. Ragazzi, ho trovato il cartello che dice che è di qui, ma di qui non si va. Guardate. Di là. Diretta in trattare di morire. Allora. Si apre in nessun modo questa porta. Ehi, attento! Spostati! Ma siete due pirla? Cosa state facendo? Fermarti, amico. Generatore. Direi che sta qui. Sì. Ragazzi, sta. L'abbiamo trovato. La stanza. Vediamo. Siete. E poi scenderemo. Ehi, hey, il cadetto ha trovato il generatore di emergenza. Come deve sempre. Esserci un interruttore o qualcosa per accenderlo. Certo che com'è sì. Com'è fatto? Probabilmente come un interruttore o qualcosa da usare per accendere un generatore. D'accordo, Egon, ma sappi che me ne ricorderò. Che ho detto? C'è molta acqua per terra. Attenzione alle scariche elettriche qua quando attivate il generatore. Qua ci prendiamo uno scossone, ragazzi, che vuoi ci dire che potrebbe finire fulminato dopo averlo rimesso in funzione? Può essere, la possibilità c'è. Ce ne sono parecchi qui di interruttori, beh, va avverto. C'è tanta... tanta roba c'è. E quello lì giallo, per esempio, mi ispirerebbe di pigiarlo. Ma non si pigia. Ragazzi, amici del cuore, venite anche voi, cortesemente, che se mi piglio la scossa, ve la pigliate pure voi. No, loro stanno all'asciutto, logico. Ah, eccolo. Ah, musica per le mie orecchie. Ecco, vi consiglio di non mettere i piedi nell'acqua. Mi no. Sembra un ottimo consiglio. Quelli topi sembra scappano. Che il problema sia quel cavo elettrico. Tiralo fuori dall'acqua allora. Ma tiralo fuori tu. Dov'è? Finché non tiriamo fuori dall'acqua quel cavo, siamo come topi in trappola. Che ne dici di usare il laccio Melman? Sì, lo userei volentieri se vedessi il cavo, innanzitutto. Questo? No, questo è una lampada. La lampada l'abbiamo tirata su. Allaccio! Ragazzi, vi state smemmassando voi. Muoio, vero, se entro nell'acqua ora? Sto tirando su di tutto, ma... Tiralo fuori di lì! Ma cosa? Accio Melma! Ah, quello là, forse? No.
questo cavo, dici? Tu. Cazzarolalo. Questo cavo. Faccio merma. Laccio merma, te lo dico io, laccio merma. Fate un cazzo, vero? Prendilo all'accio. E l'abbiamo alzato. Laccio merma. Oh, vaffanculo. Andiamo, ragazzo. Il solito per non funzionare. Magari qualcosa. Non importa. Torniamone. Ehi, ragazzi. Cos'è questo odore? Da questa parte, presto. È quello del turno di notte! Tina è solo l'aiutante! Dov'è il capo? Non riesco a credere a quello che ho detto. Conosco quel tizio. È l'avvelenatore di massa, Chef de Forest. Che nessuno mangi niente, anche se state morendo di fame. Io sto per ingoiarmi la lingua, Ray. Può andare? Minchia, che botta! Maledetto! Una... Oh, ragazzi, la vedo brutta. Prova unità! Colpito! Attento, forse prepara un attacco a sorpresa. Lo so, lo sento. Sono più del previsto. Cappa! Che fa? Cappa! Lo tengo! Io no, lo tengo! Lo tengo di nero! Mi ha mancato! Vedete, attento alla tua sinistra! Dietro di te! Ah sì? Scendi e dimmelo in faccia! Via di qui! Qui in cima! Abbiamo Ray a terra pure. Porca puttana, no! Oh, mi hanno steso. In arrivo! Io sono di New York, amico! Maledetto! C'è mancato poco. Vai in vita. Mira in alto. Occhio alle spalle. Avanti. Ma ti stramaledica. Che vai al lavoro. In arrivo. Cattura da manuale. Certo che sì, cattura da manuale. Aspetta. A sinistra. Si muovono in branco. Dietro di te. Agli addosso. Pronti. Dov'è? Ce l'ho nel flusso. Presto, fagli una scansione per il database. Ma fagliela te la scansione. Che come arriva il pentolame. Guai in vista! Adesso, sopra di te! Te lo meritavi, mostra! Sì, te lo meritavi, sì! C'è mancato poco! Prendi. Ehi, attento! Oh! Grande! Oh! Scusa!
tempo. Volevo vederti. Vero. La testa. Sono dalla parte. Finita sta cosa. No. Qua che c'è? Su in cima. Occhio alle spalle. Sta scappando. Ma dove lo vedete, presto, ragazzi? Scansione voi? Per il database, direi. Troia. A sinistra. Giù. Oh. Eccolo lì, imbecille. Tienilo fermo. Vai in vista. Via di qui. Questo è pronto per la parte. Cucina, torniamo agli ascensori. Sì, aspetta che prendo la trappola. La cucina è sgombra, finalmente. Ah, sembriamo quattro ubriachi, guarda. Ah, guarda quello là di dietro. La cucina è sgombra, ragazzi, finalmente anche questa l'abbiamo superata, quindi io direi di arrivare agli ascensori e terminare qui questa puntata, perché abbiamo sgombrato finalmente anche la cucina. Quindi ragazzi, like al video, Melix Games sui Ghostbusters, ciao a tutti!